Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi di Stampa e Vangelo. La leggete al contrario, ma la maglietta è quella della Marcia per la Vita. Come vedete, mi hanno consegnato gentilmente dei ragazzi, credo di Citizen Go, che sponsorizzavano la marcia. Lo faccio, me indosso la maglietta che questi ragazzi mi hanno gentilmente portato, anche per ringraziare tutti voi, tanto i primi che si sono connessi: Antonella Bagno, Alessandra Mondelli, Pongi Luppi Leuteri del coordinamento editoriale, Romana Cordova, ci siamo salutati proprio alla marcia con Romana, Andrew Clemens che si connette dall'Australia, c'è cioè Giovanni Fiori. Dicevo, indosso questa maglia perché non abbiamo avuto una riga sui giornali principali, nonostante ci fosse una partecipazione molto importante. C'è stata una diretta addirittura della 7 sulla marcia di Milano, quella degli immigrati. Pensate che noi abbiamo fatto la diretta Facebook su Popolo della Famiglia TV, e è arrivato anche Fabio Cesari, non ci siamo conosciuti proprio alla marcia, e abbiamo fatto 12.200 nell'ultima mezz'ora di ascolto, 12.200 persone, davvero molta gente, e altre 3.000 nella fase, diciamo, in marcia, che è stata gestita da Giuseppe Focone. Quindi, come Popolo della Famiglia TV, oltre 15.000 persone hanno seguito la marcia tramite la nostra diretta. La diretta della marcia di Milano ha attratto circa 300.000 persone, ma su una rete TV nazionale, quindi noi abbiamo una capacità, diciamo così, del 5% rispetto alla TV nazionale, ma fatta con un cellulare. Quindi grazie davvero a tutti coloro che hanno seguito la Marcia per la Vita su Popolo della Famiglia TV. Saluto Marco Pennetti, Dona Bert, Tina Gaetano, Milena Brindisi Trabona, Julius Garibold, Nicolò Marino, Beatrice Nazarena Novelli, Roberto Bruno, Valeria Annecchino. Però avete capito come funzionano i mezzi di comunicazione: una pagina e apertura dei giornali sulla marcia di Milano, una pagina sulla marcia di Assisi, e la marcia più partecipata, che era la Marcia per la Vita, l'è stata raccontata solo da PDF TV. Questo è davvero qualcosa che va raccontato. Saluto Don Francesco Colamonaco, che saluta tutti gli amici e le amiche del PDF che hanno testimoniato coraggiosamente la Marcia per la Vita. Saluto Elisa Baldon, Stefano Agazzi, Stefano Sigali, Mirko De Carli, Danilo Leonardi, Stefano Sigali. Dice: sei felice? Sì, un pochino sono felice. Forza Juve, è stata, insomma, una giornata leggendaria. Mi sono già sfogato stamattina alle 6:30 a Radio 24, dove ho fatto una lunga intervista, diciamo, molto incentrata sui temi juventini, e quindi, diciamo, sì, vi risparmio lo juventinismo qui in questa rassegna stampa, ma sicuramente è stato uno straordinario momento di sport, uno straordinario momento che ricorderemo per tutta la vita. Questo 21 maggio del 2017 è diciamo, un traguardo talmente clamorosamente storico che verrà ricordato per sempre. Insomma, sei scudetti consecutivi, è un po' difficile che vengano fatti da qualcun altro. Quindi fatemi ricordare questi sei ragazzi straordinari: Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Stefan Lichtsteiner e Claudio Marchisio. Sono sei ragazzi che hanno vinto sei scudetti consecutivi dopo essere andati in Serie B. Penso che sia una metafora abbastanza straordinaria del come si cade e come ci si rialza. Saluto Mirko De Carli, che mi ricorda subito che stasera alle 21 saremo al Palazzo del Turismo di Riccione, quindi devo pure correre per prendere il treno, come al solito una giornata disastrosamente complicata per me, ma voglio ringraziarvi e fare comunque la puntata di Stampa e Vangelo, e la farò, spero, anche domattina nel trasferimento. Se non ci sarà, capirete perché. C'è Jorge Da Costa, che è arrivato, l'ho conosciuto anche lui alla Marcia per la Vita. C'è Vladimiro Campello, era lì con Stefano Arrighi, il nostro candidato sindaco a Genova, Jorge Da Costa. Saluto Rosa Eleonora degli Esposti, Melania Simoni, Cinzia Gioia, e andiamo a leggere la buona notizia del giorno. Vi chiedo un mi piace, un condividi, sapendo che Popolo della Famiglia TV è ormai davvero lo strumento di comunicazione alternativo
rispetto alla comunicazione ordinaria e tradizionale dei media che vogliono silenziarci, ma allo stesso tempo è anche uno strumento che oggettivamente sta facendo numeri importanti, numeri non ancora da televisione, siamo ovviamente a numeri da importante quotidiano nazionale, ma davvero la prova della diretta della Marcia per la Vita ci ha dimostrato che abbiamo potenzialità anche televisive, diciamo così, con numeri davvero significativi. Saluto Gabriele Costa, Peter Cetra dice è stata snobbata da tutti, censurata anche dall'Avvenire. In realtà Avvenire ha citato la Marcia per la Vita, l'ha dato a Tarquinio quel che è di Tarquinio. La cosa più incredibile è che sia ormai diventato, insomma, un po' uno slogan fare il francescano, tipo il miliardario comico grillino, genovese Beppe Grillo che fa San Francesco, e quell'altro, il miliardario di Arcole, che parla direttamente agli animali e dice che vuole fare il partito animalista del 20%. Siamo all'impazzimento davvero generale. Quest'estate sulle spiagge PDF Radio, propone Alessandra Mondelli del PDF di Borgo Manero. Saluto Corrado Salonia. Jorge da Costa dice che anche il Fatto Quotidiano ha citato la Marcia per la Vita. Saluto Giovanni Mazzotta, Barbara Putignani. E andiamo a leggere il Vangelo di oggi. Siamo sempre nel Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. Questo è il Vangelo di oggi, è parola del Signore. Come sempre, è un Vangelo che avverte che i tempi saranno cupi. Chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Teniamocela questa frase, ricordiamocela. Come dice Melania Simoni, se non si vota proprio la famiglia sarà la fine, daranno lo ius soli e non ci sarà più nulla da fare. Ecco Anna Russo, ricordiamo che su questa storia di San Francesco è intervenuto il cardinale Parolin con un'intervista oggi sul Corriere della Sera, bacchettando Grillo, dicendo che non può atteggiarsi a San Francesco. Saluto Don Carlo Gusso, saluto Marcello Baldini, nostro eletto in quel di Ravenna. Vi chiedo un mi piace, un condividi, perché le notizie che dovrò dare oggi sono notizie importanti. Allora, c'è in corso una trattativa sulla legge elettorale, come avrete letto sui giornali, una trattativa sulla legge elettorale che potrebbe significare molto per il popolo e la famiglia in termini di accelerazione rispetto alle elezioni. Si parla addirittura sui giornali esplicitamente di una data elettorale per il 24 settembre prossimo. 24 settembre. Allora, mi raccomando, fate come dice Corrado Salonia, nostro candidato ad Avola del Popolo della Famiglia, condividete a tappeto questa diretta, perché l'accordo Renzi-Berlusconi che si costruirebbe attorno al Tedeschellum, questo sarebbe lo schema, cioè una legge elettorale su stampo tedesco, ci porterebbe a votare immediatamente dopo l'estate. Vi dico subito che io ritengo questa possibilità piuttosto remota, ne parlerò oggi a Riccione, interverrò al Palazzo del Turismo con Mirko De Carli, parleremo esplicitamente di tutto questo. Io credo che tecnicamente il 24 settembre sia una data remota, ma è assolutamente probabile che la data che vi sto segnalando da qualche tempo, cioè la data del 19 novembre, diventi una data probabile per le politiche. Se noi dobbiamo votare il 19 novembre, dobbiamo cominciare a raccogliere firme massimo il 15 settembre, non più tardi del 15 settembre. Quindi subito dopo la pausa estiva ci dobbiamo mettere a tappeto a raccogliere le firme per le politiche. Saluto Irene Stagliano,
Angelica Bosio, Angela Ciconte, colonna del PDF a Torino, Attilio Negrini, un amico fortissimo che abbiamo a Brescia, Nadia Sanchioni. Allora, questa attività sarà determinante, l'attività di raccolta firme, che potremo operare su uno spazio realistico di 35-40 giorni, cioè dal 10 settembre, esageriamo, perché dovremo avere in mano lo scioglimento delle Camere per poter raccogliere le firme. Lo scioglimento, secondo me, arriverà intorno alle 10 del mattino. Massimiliano Esposito mi spaventa dicendo domani alle 12 a Goito. Massimiliano è dopodomani alle 12 a Goito, è il 24 la riunione di Goito. Sarò dopodomani a Goito e dopodomani sera a Crema, che nel frattempo io sto cercando di andare dappertutto, quindi stasera ci troviamo a Riccione a sostenere Renata Tosi, candidato sindaco del Popolo della Famiglia. Domani ci troviamo a Roma a registrare una dibattito con Marco Cappato sull'eutanasia, Rinolfi Cappato sull'eutanasia. Indovinate chi fa l'arbitro? Andrea Scanzi, che si è già dichiarato apertamente a favore dell'eutanasia e contro di me. C'è Nicola Di Matteo collegato, il nostro coordinatore nazionale, che deve affrontare anche un piccolo intervento chirurgico. Gli facciamo tutti un grande in bocca al lupo, ma lui è una roccia e sicuramente la roccia sarà fortissima, ma preghiere per lui e per il suo momento ospedaliero. Dunque un abbraccio a Nicola Di Matteo, un saluto a Simon Pietro Carta. Allora, saremo ovunque, ecco, Antonella Bagno mi ricordo, sarò anche a Grugliasco e a Savigliano il 26 e il 27, quindi sarò in tutti questi posti a sostenere i nostri amici candidati del Popolo della Famiglia. Non vanno a fine legislatura, Anna Russo, perché il 29 settembre scatta la pensione per tutti. Poiché ho fatto il parlamentare, ho un minimo di esperienza su una questione. La data finale della legislatura non è la data delle elezioni, ma la data di insediamento delle Camere. Dunque, seppure si votasse il 24 settembre, scatterebbe comunque la pensione ai parlamentari, perché la prima riunione verrebbe fatta a ottobre e la pensione ai parlamentari scatta il 29 settembre. Quindi attenzione a essere pronti dal massimo 10 settembre all'attività di raccolta firme, perché realisticamente le candidature dovranno essere presentate, le firme raccolte, in un periodo che va dal 10 settembre al 20 ottobre, e in quei 40 giorni dovremo fare un lavoro davvero faticosissimo, straordinario, mettendo insieme tutto ciò che abbiamo raccolto in giro per l'Italia con l'attività delle amministrative. Questo rende anche il senso per cui stiamo facendo questa fatica casa per casa. Lo ripeto, oggi a Riccione ci vediamo se volete. Dopodomani mattina ci vediamo a Goito, dopodomani sera a Crema, poi a Grugliasco, a Savigliano. Questo solo questa settimana, solo questa settimana. E il 23 faccio il dibattito con Cappato sull'eutanasia. Dobbiamo avere il massimo della visibilità possibile, il massimo del consenso a queste amministrative, perché sono lo step per raggiungere l'obiettivo che ci siamo indicati del 3% in Parlamento. Oggi c'è stata un'attenzione anche alla questione del reddito di cittadinanza. Noi continueremo a proporre il reddito di maternità, che sarà il cavallo di battaglia del Popolo della Famiglia sulle politiche economiche. E le politiche economiche devono passare attraverso un investimento sulla famiglia. Questa è la nostra proposta al Paese. Il reddito di cittadinanza, che dice diamo 780 euro a tutti, costa 17 miliardi ed è un costo al ribasso, sarà molto preoccupante in termini proprio culturali. Su chi si investe? Su chi non fa nulla? No, noi dobbiamo investire sulla famiglia, cioè sulle mamme, sulle donne, sulla famiglia, perché mettere 1.000 euro al mese in tasca in più in ogni famiglia italiana costa solo 3 miliardi di euro, perché le donne che vorranno fare figli e non lavorare sono una platea ristretta rispetto alla cittadinanza tutta. E con questi soldi però si dà un'identità di priorità alle politiche economiche
dello Stato e si fa ripartire la famiglia come soggetto centrale. Oltretutto si fa partire anche una straordinaria occasione di riavvio dei consumi. Questa è il cavallo di battaglia della nostra battaglia per il reddito, per la nostra proposta del reddito di maternità. Alessandra Trigila mi dice: a Riccione dov'è la riunione? Alle 21 oggi a Palazzo del Turismo a Riccione. Ci vediamo a Palazzo del Turismo alle ore 21, se ho detto bene. Ecco Raffaele Rinolfi, che è candidato del Popolo della Famiglia a Ischia, ecco Ivan Manzato, candidato, anzi struttura, diciamo così, della candidatura del Popolo della Famiglia a Fontana Fredda. Come vedete, insomma, dal profondo sud al profondo nord c'è un'Italia che vota Popolo della Famiglia, che è organizzata, che è candidata. Ecco, tutta questa Italia, che è l'Italia che abbiamo visto alla Marcia per la Vita e che i giornali, le televisioni non hanno raccontato, è l'Italia che dobbiamo condurre al voto alle elezioni politiche, che, lo ripeto, saranno in autunno. Il dato certo che emerge da questa nostra vicenda è, da queste notizie di oggi, che si voterà in autunno. Saluto Don Salvatore Vitiello, che sottolinea il lavoro di Cristina Zaccanti a Grugliasco. Saluto Maria Elisabetta Governatori. Saluto, Alessandra dice: ciao amici e parenti a Riccione, fai bene a diffondere. Ecco qua la Pongi che precisa esattamente, Palazzo del Turismo a Riccione. Dunque ricordiamoci, ovviamente, la questione dei principi non negoziabili. Non sono negoziabili perché sono essenziali, d'accordo? Sono principi essenziali su vita, amore e morte, nascita. Amore e morte non si transige, e soprattutto non ci saranno transazioni commerciali possibili. Arrivare, come dice Gianna Gessen, sul palco della Marcia per la Vita proprio sabato a Roma, a un aborto che è un enorme business, per poi arrivare a pianificare i figli con l'utero in affitto, che è un altro enorme business, sarebbe il definitivo imbarbarimento dei nostri tempi, che ovviamente non possiamo, non consentiremo. La ragione per cui il Popolo della Famiglia in campo è fondamentalmente questa: evitare che sui principi essenziali si apra il negozio, e per questo noi li chiamiamo principi non negoziabili. Nasciamo dopo che su questi principi purtroppo il negozio è stato aperto da quei politici che poi si fanno comprare con un Rolex d'acciaio, perché questa è la verità dei fatti, purtroppo. E allora un mi piace, un condividi a questa diretta per spiegare a tutti che quello che stiamo facendo, la voce che stiamo dando, la Marcia per la Vita, non avrebbe avuto voce probabilmente senza le aperture del quotidiano La Croce, che ha aperto il giornale sulla Marcia per la Vita, senza le locandine che abbiamo pubblicato, senza la diretta che abbiamo fatto della marcia stessa, non ci sarebbero state dirette televisive della Marcia per la Vita. Insomma, credo che questo spieghi che l'alternativa al Popolo della Famiglia in questo momento è il silenziamento delle tematiche che a noi sono care, e il silenziamento di noi tutti, probabilmente fino alla galera, con l'approvazione della legge Scalfarotto, che ricordo prevede 6 anni di carcere per quelli che hanno le nostre opinioni. Saluto Pietro Accinelli, che dice: finalmente una voce per la famiglia. Saluto Adamo Creato, saluto Ciro Sbrescia, saluto Cristiano Zuccarini, a cui ricordo sempre di stare nei limiti, altrimenti la nostra accoglienza diventa un ban. Saluto Sara Deodati, c'era anche lui, anche lei alla marcia, e ringrazia giustamente Nicola Di Matteo per la straordinaria e intensa attività di lavoro che ha svolto sulla Marcia per la Vita con tutti gli amici del servizio d'ordine. Nicola Di Matteo è stato davvero determinante, anche questo in termini proprio pratici, per il successo della marcia. Saluto Valeria Annecchino. Chiedo a tutti dunque un mi piace, un condividi a questa diretta per capire bene cosa stiamo facendo. Stiamo organizzando in queste ore le elezioni amministrative, il voto al nostro simbolo alle elezioni amministrative in comuni sparsi in tutta Italia. Io personalmente sto andando a trovare gli amici in tutti i comuni, ripeto, oggi a Riccione, dopodomani a Goito la mattina e a Cremona la sera, poi
a Grugliasco, a Savigliano. Questo è solo per quanto riguarda gli impegni di questa settimana. Angelica Bosio intanto dichiara di essere rimasta affascinata da Giovanni Marco Tullio, giustamente. Saluto Antonio Baro. Facciamo questo lavoro di raccolta di consenso alle amministrative con tantissimi candidati, abbiamo centinaia e centinaia di candidati su tutto il territorio nazionale per raccogliere consenso, intanto per queste elezioni amministrative ovviamente, e poi per preparare attraverso queste persone che sono già dunque organizzate sul territorio la raccolta firme e le candidature per le politiche autunnali. Saluto Anna Scapitti. Saluto Cristina Zaccanti che ricorda che oggi è Santa Rita, la santa dell'impossibile, e dunque ci affidiamo anche a lei. Bernarda Raucci, anche lei ha lavorato nel servizio d'ordine, una giornata meravigliosa, tanto anche molte belle foto abbiamo di tutti noi alla Marcia per la Vita. Saluto Basilio De Martino, saluto Monica Consigliere, saluto Maria Luisa Lia, c'era anche lei alla marcia. Saluto Rossana Manfron. Don Salvatore Vitiello spiega: la prima piccola azienda da favorire è la famiglia, anche economicamente, per il bene del paese. Perché un'azienda può dedurre i costi delle auto e una famiglia no? Vedete, Don Salvatore Vitiello, con la precisione, e la chiarezza dell'uomo che insegna, ricordiamo l'importante docente accademico Don Salvatore Vitiello, oltre che un teologo di chiara fama. Saluto Corrado Sanonia, lo ripeto, candidato ad Avola, nel profondo sud della Sicilia, insomma, stiamo parlando proprio a un paese che è ovunque, diciamo così, candidato. La Popolo della Famiglia è candidato dal Friuli alla Sicilia, dal Piemonte alla Campania. Tutti le grandi regioni hanno ormai vissuto una candidatura importante del Popolo della Famiglia, e dunque c'è un nucleo importante organizzato su ogni territorio. Ora dobbiamo fare il salto, più importante, quello verso le elezioni politiche del prossimo autunno. Cristina Zaccanti ci informa che stasera Don Salvatore Vitiello sarà a Grugliasco. Roberto Vecchiettini dice: le TV non sono venute perché avevano paura che piovesse e non ti hanno creduto. Avete visto però, eh? Le nostre preghiere hanno funzionato, c'era un sole meraviglioso alla Marcia per la Vita alle 15, quando invece facciamo la diretta, sempre da Roma, di Stampa Evangelo, sotto il diluvio, sotto il diluvio. E invece le nostre preghiere hanno trasformato davvero il diluvio in un sole splendente. Infatti la diretta che ho fatto dal punto di arrivo della Marcia per la Vita era con un cielo completamente terso, ed è dunque una diciamo così, soddisfazione di essere stati ascoltati in cielo. Saluto Anna Russo che dice: alle donne casalinghe di una certa età niente, c'è un limite d'età, troveremo le modalità per arrivare da un principio a estendere a tutti questo tipo di iniziativa economica. Saluto Silvia Lucchetti. Milena Brindisi Trabona ci informa che sotto il sole della Marcia per la Vita si è ustionata, e chi l'avrebbe mai detto? Ma pioveva anche alle 2 di pomeriggio, eh? Questa è una cosa incredibile. A Roma ha avuto una serie di scrosci fino alle 2 di pomeriggio, poi come il giorno del Family Day si è aperto il cielo ed è stata una giornata straordinaria. Irene Stagliato l'ha trascorsa sul treno dei bambini. Rosa Eleonora degli Esposti: cioè abbiamo bisogno di sacerdoti, dice a Don Vitiello, che si spendano e suonino accanto al popolo di Dio, oggi spesso abbandonato a se stesso. Allora, ricordando dunque questo impegno, che è di tipo organizzativo in queste ore. Signori, mancano 2 weekend di campagna elettorale, eh? 2 weekend. So che la corsa è stata lunghissima, è un lavoro preparatorio che è durato mesi, è dal 5 giugno dell'anno scorso, di fatto, che stiamo facendo una corsa dopo l'altra. Il 28 gennaio l'Assemblea Nazionale del Popolo, la Famiglia al Teatro Eliseo, poi tutta l'organizzazione delle liste, poi la raccolta firme per le liste, la presentazione delle liste. Adesso mancano 2 weekend di campagna elettorale, e poi c'è finalmente il voto dell'11 giugno. Fatevi
forza, so che siamo tutti stanchi, siamo affaticati, ma dobbiamo svolgere questo lavoro adesso sul territorio, in tutti i territori dove siamo presenti e dove non siamo presenti, facendo attenzione magari a poter mandare appunto amici a sostegno dei nostri altri tanti amici che in questo momento sono direttamente impegnati nella campagna elettorale. Utilizziamo gli strumenti, scrivete per il quotidiano La Croce, se oggi volete raccontare la vostra marcia per la vita, noi siamo ben lieti di ricevere i vostri iscritti. Ricordo adinolfi@gmail.com se volete scrivere direttamente a me. Abbiamo questo strumento, Popolo Famiglia TV, che ripeto, alla Marcia per la Vita ha dimostrato tutta la sua potenza, più di 15.000 persone in ascolto per la nostra diretta. Le puntate di Stampa Evangelo, grazie a Dio, stanno facendo una media straordinaria, superiore ai 5.000 telespettatori al giorno. Vuol dire che questo strumento parla a molte persone. Facciamolo dilatare. Un mi piace, un condividi. Abbiamo 21 trasmissioni in palinsesto in questo momento. Facciamo sì che tutte le trasmissioni siano occasione di militanza e, devo dire, di testimonianza della verità e propaganda per il voto al popolo della famiglia. Luisa dice: domani cerca di convincere Cappato a desistere dalla sua assurda battaglia di voler costringerci tutti al suicidio di Stato. Io non posso, diciamo, convincere Cappato. Posso convincere gli italiani, però domani in un dibattito pubblico, e poi sarà trasmesso televisivamente, che le proposte di Cappato sono sbagliate. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. Noi non possiamo immaginare di, come dire, convertire i nostri nemici ai nostri sostenitori. Questo sarebbe davvero troppo. Ma agli italiani possiamo spiegare che le ragioni delle persone come Cappato sono ragioni che poggiano sul nulla e sono soprattutto molto pericolose per la loro stessa vita. Saluto Manuela Ponti, candidata sindaco sempre più brillante del Popolo della Famiglia a Monza. Ecco qui, Cappato nemmeno capirebbe, dice Manuela Ponti, giustizia. Ci stiamo mettendo il cuore, dice Anna Russo, mettiamoci anche testa e mani, in maniera che andiamo a dare una mano a tutti quelli che possono sostenere le nostre liste, diamo ragioni, diamo forza, diamo tenacia, dimostriamo quello che siamo, insomma, che possono toglierci anche ogni telecamera perché non ci inquadrano mai, non fanno vedere la marcia per la vita e fanno vedere le marce degli altri, però noi col nostro impegno quotidiano, la nostra determinazione quotidiana, suppliamo anche a questa assenza di attenzione da parte dei mass media e lo dimostreremo nelle urne fin da queste amministrative dell'11 giugno, dove misureremo un consenso sicuramente importante, superiore a quello che abbiamo già registrato dopo poche settimane dalla nostra nascita, il 5 giugno del 2016. In un solo anno si vedrà con chiarezza che crescita ha avuto il movimento del Popolo della Famiglia. Dopo ci sarà solo da fare l'ultimo pezzetto di strada verso le elezioni politiche. E questo è il lavoro che dobbiamo compiere con grande determinazione tutti i giorni, senza mai deflettere, sapendo che è, come dire, uno spazio che possiamo andare ad occupare e possiamo rendere determinante per fermare l'approvazione di leggi contro la famiglia, contro la vita, contro l'uomo, fermando dunque i falsi miti di progresso che altrimenti avanzerebbero inesorabili nella prossima legislatura. Quindi vi chiedo un mi piace e un condividi alla diretta di oggi. Io intanto mi muovo verso Riccione, dove, ripeto, stasera alle 21 sosterremo la lista del Popolo della Famiglia e il candidato sindaco Renata Tosi con Mirko De Carli, che è candidato sindaco a Riolo. Ma poverino, viene a prendermi a Bologna, mi porta a Riccione, insomma, ragazzi, se voi sapeste cosa c'è dietro ogni cosa che fa il Popolo della Famiglia, quante persone, quante braccia, quanta fatica, anche quanti denari che dobbiamo spendere, insomma, capireste davvero cosa stiamo facendo e che sacrificio stiamo subendo. Saluto Raffaella Socci. Saluto Alex Zino Finori, PDF di Conegliano, anche a Conegliano grande lavoro del sindaco Lorenzo Damiano insieme a Gloria Gallarelli, a Damiano Cattarin, a tantissimi amici che
che stanno svolgendo davvero un lavoro incredibile su quel terreno difficile, ma in Veneto siamo ovunque, siamo a Verona, siamo a Padova. Avete visto il calesse meraviglioso del candidato sindaco Filippo Grigolini a Verona con lo sfondo dell'Arena di Verona? Ho pubblicato qualche foto, ma davvero straordinario. Abbiamo attratto anche il Corriere della Sera che ci ha definito diversi da tutti, e in effetti noi questo siamo qualcosa che è diverso da tutti. Uno stile anche di Filippo su questo calesse con le biciclette, i palloncini, le famiglie, i bambini, davvero bellissimo. Giustamente è stato attratto anche il Corriere della Sera da questa nostra attività svolta su Verona. Lo stesso stiamo facendo su Padova, in Veneto dicevo, siamo a Padova, a Conegliano, a Zevio, a Teolo, insomma siamo presenti davvero su tutto il territorio con candidature nostre, autonome, che possono rappresentare in quella regione davvero un'alternativa reale al solito blocco di un centrodestra a tradizione leghista, favorevole all'eutanasia, favorevole alla legalizzazione della prostituzione, e un centrosinistra che insomma è motore delle leggi sui falsi miti di progresso, e che neanche devo dirvi perché non va votato, così come non devo spiegarvi perché è folle per un cattolico votare Movimento 5 Stelle. Se si vuole avere un approccio valoriale al proprio consenso di natura politica, se si è partecipato ai Family Day, se si è preoccupati dell'avanzata dell'ideologia gender nelle scuole, beh, allora l'unica cosa che si può fare è votare Popolo della Famiglia. Non c'è alcuna alternativa. Vi ringrazio davvero molto per la passione con cui avete seguito questa puntata. Un mi piace, un condividi alla diretta di oggi in maniera che sia visibile anche in differita per altri amici che volessero sapere quello di cui abbiamo parlato. Grazie a Paul Freeman, che anche è arrivato in questo momento a seguire la nostra diretta. Da Maria Rinolfi un abbraccio, un saluto. Vi ricordo che domani sono a Bologna, quindi devo vedere se riesco a fare la diretta nella transizione tra Riccione e Bologna. Altrimenti salteremo la puntata, ci rivedremo il 24 mattina presto, prima che parto per andare a fare l'iniziativa a Goito. Da Mario Inolfi un abbraccio anche a Ninnarello, a Marco Lobracco, a Bernarda Raucci, a Silvana Scuccia, a Milena Brindisi Trabona. Ricordo, visto, vedo Bernarda, vedo Milena, che noi faremo un coordinamento speciale del Popolo della Famiglia proprio la sera delle elezioni, alle 21:45 di domenica 11 giugno, per valutare proprio insieme a caldo i primi risultati che arriveranno. Saluto Massimo Cucciolotti, Monica Consigliere, Raffaella Zanchini, Domenico Trombino, Bruno Donà, Anna Russo mi chiede a che ora crema, mi pare alle 20:45 se non sbaglio. Saluto Sara Deodati, si va fino a Riccione invece stasera alle 21, perché in zona al Palazzo del Turismo mi trovate lì per il comizio a favore del Popolo Famiglia a Riccione, candidato sindaco Renata Tosi. Saluto Sara Piaceri, un abbraccio anche alla Pongiluppi, sempre fondamentale del coordinamento editoriale. Saluto Maria Luisa Lia Moreno Lovat. E si va verso la terra romagnola. Ci vediamo a Riccione se siete in zona, se no alla prossima puntata di Stampa e Vangelo. Da Mario Rinolfi un abbraccio a tutti voi.